Il film inizia e vediamo Shaun scendere a una stazione della metropolitana. Sembra un ragazzo educato e tranquillo. Arriva in un angolo vicino Radio City Hall per vendere della merce contraffatta. Quando inizia ad attirare alcuni clienti, un paio di ragazzi iniziano a molestarlo per spostare la sua merce, perché sta occupando il loro territorio. Questi tizi lavorano per un uomo di nome Harvey, che a sua volta è presente lì. Scoppia una rissa, in cui Harvey nota che Shaun sembra qualcuno che sa come fare a pugni. Shaun cerca di combattere per i suoi soldi e la sua merce, ma non è in grado di recuperare nulla. Lo vediamo andare dal suo fornitore, che è un vecchio, e gli dice che il posto che ha scelto non è stata una buona esperienza per lui. Mentre torna indietro con un cartone pieno di cose, attraverso una finestra di un ristorante vede Harvey e lo riconosce. Entra per parlargli e chiede indietro i suoi soldi. Harvey non reagisce in modo aggressivo, sembra felice di vedere Shaun. Cerca di calmarlo e gli restituisce i suoi soldi. Harvey poi lo segue fuori dicendogli che ha una proposta per lui. Afferma che può guadagnare $5,000 per un combattimento se accetta la proposta. Shaun inizialmente cerca di scrollarselo di dosso, ma viene presto convinto dalle parole di Harvey e dalla promessa di così tanti soldi facili. Il giorno dopo Harvey manda un messaggio a Shaun e gli dice dove e quando incontrarlo. Quando Shaun arriva lì, chiede continuamente ad Harvey del combattimento e dei soldi che otterrà. Harvey lo rassicura e gli dice che vuole prima presentare Shaun a delle persone. Afferma che devono prima lavorare sulla sua presentazione e gli porge il suo cappotto. Poi camminano un po' e incontrano due uomini. Harvey presenta Shaun a loro come un ragazzo bianco che è andato al college, cercando di venderlo bene. L'altro uomo, Tom, non reagisce in modo gentile a queste parole e prende in giro Shaun, commentando che non ha mai sentito parlare di questo ragazzo bianco che è andato al college. Shaun ribatte dicendo che nemmeno lui ha sentito parlare di Tom. Harvey cerca di calmare la situazione e l'altro ragazzo accetta di procurare un combattimento per Shaun, anche se non sembra molto entusiasta. Quella notte Harvey manda un messaggio a Shaun dicendogli che gli ha trovato un combattimento da $5,000. La sera dopo, Shaun ha il suo primo combattimento in una chiesa di Brooklyn contro un ragazzo russo. All'inizio Shaun è un po' sopraffatto e non è in grado di resistere ai pugni dell'avversario. Ma alla fine è in grado di speronare il ragazzo e spingerlo contro il muro, facendogli perdere i sensi. Tutti avevano scommesso su Shaun che avrebbe perso, ma dopo la sua vittoria lo incoraggiano comunque. Successivamente Harvey porta Shaun in un club nella sezione VIP. Lì un uomo di nome Martin si avvicina a Shaun e vediamo una certa tensione tra lui e Harvey. Mentre Martinez gli parla, Shaun vede la ragazza a cui avevano venduto un falso libro di Harry Potter quando è stato picchiato dagli scagnozzi di Harvey. Si avvicina a lei e le chiede di uscire, ma le rifiuta educatamente, dicendo che riconsidererà la proposta se si incontreranno di nuovo. Gli dice solo che il suo nome è Zulai. Shaun torna ad Harvey, chiedendogli della lotta da $10,000 che Martinez stava menzionando, e Harvey gli dice di aspettarlo al loro tavolo. Mentre Shaun aspetta che Harvey torni, arriva un uomo e si siede sul divano accanto a Shaun e alla ragazza. Dice loro di allontanarsi, perché ora che si è seduto il posto è suo. È molto scortese con la ragazza quando lei prova a parlargli, ma poi riconosce Shaun. Veniamo a sapere che Shaun e Devon si conoscono, dato che quest'ultimo era solito combattere per il padre di Shaun. Possiamo vedere chiaramente che tra i due non c'è un buon rapporto, perché Devon inizia a comportarsi con condiscendenza nei confronti di Shaun. Harvey interviene e cerca di placare la tensione, ma Devon gli dice di andare a lavare la sua auto. Più tardi Harvey e Shaun lasciano il locale. Shaun rimane ad aspettare fuori dal club, sperando di imbattersi in Zulai mentre se ne va dopo il suo turno. Le dice che ha cercato di prendere il destino nelle sue mani, mentre paga il suo tassista. Quando arriva il mattino, vediamo Shaun dormire su una panchina del parco, con una borsa accanto a lui, indicando che non ha alcun posto dove vivere. Harvey intanto si avvicina a Shaun addormentato. Shaun cerca di mentire dicendo che si è addormentato un minuto fa, ma Harvey capisce la situazione al volo. Dice a Shaun di venire a vivere con lui, dato che ha un po' di spazio in più. Scopriamo anche un po' di più su Harvey, che racconta di vendere biglietti falsi per gli spettacoli di Broadway e che viene da Chicago. Quella notte Harvey ha un grande combattimento preparato per Shaun. Dovrà affrontare un avversario molto più grande di lui, dietro un negozio nel Bronx. La folla è un po' più emotiva e la lotta inizia male per Shaun. L'avversario di Shaun lo butta a terra e inizia a soffocarlo da dietro, e Shaun non è in grado di liberarsene. Uno scagnozzo di Harvey prende a calci la testa dell'avversario, liberando Shaun. Il ragazzo corre nel negozio e la folla segue la lotta. Qualcuno fa cadere la bevanda della proprietaria del negozio e lei si arrabbia, tirando fuori una pistola e sparando. Colpisce l'orecchio del ragazzo mentre lui e il resto degli uomini di Shaun fuggono insieme a lui, senza che nessuno dei combattenti ottenga denaro. Più tardi, mentre sono fuori dall'ospedale, i ragazzi di Harvey parlano di Shaun e del suo ultimo combattimento. Un giorno, Shaun aspetta ore fuori dal posto di lavoro di Zulai per incontrarla e chiederle di mangiare qualcosa insieme. La ragazza accetta e iniziano lentamente a conoscersi meglio e lui le compra persino un coniglietto rosa. Dopo un po' la ragazza si alza per andarsene e Shaun si offre di pagare per il suo cibo, dicendo che era un appuntamento. Torna a casa di Harvey, dove l'uomo gli racconta di un combattimento che ha procurato per Shaun il prossimo venerdì.
Sean chiede ad Harvey come è riuscito a ottenerlo dopo il casino che ha fatto nel Bronx e Harvey risponde dicendo che ha buoni contatti. Gli dice che questa volta, quando l'avversario inizierà a soffocarlo, deve accettare la sconfitta e lasciarlo vincere, perché scommetteranno sulla sua sconfitta. In questo modo faranno un mucchio di soldi. Tuttavia, Sean è contrario a questa idea. Non vuole barare, vuole guadagnare soldi, ma questo non significa che inizierà a perdere di proposito per vincere le scommesse. Iniziano a discutere e Sean menziona Martinez, dicendo che può lasciare Harvey e combattere per lui. Questo fa arrabbiare Harvey, che caccia Sean da casa sua. Tuttavia, più tardi esce e trova Sean fuori dalla sua porta di casa, affermando che non chiederà più a Sean di barare e quindi fanno pace. Il terzo combattimento di Sean è in un elegante luogo cinese, con il suo prossimo avversario che è un combattente di arti marziali. Il combattimento inizia e Sean impiega un po' di tempo per capire bene il suo avversario, infatti viene colpito un paio di volte, ma alla fine riesce a eseguire la mossa del soffocamento intorno al collo dell'avversario e vincere il combattimento. Vanno al club per festeggiare, dove all'esterno Sean incrocia ancora una volta Evan. Evan approfitta dell'occasione per schernire e insultare Sean e i due finiscono quasi per picchiarsi. Zulay calma Sean e lo porta a casa con lei. Mentre apre la porta del suo appartamento, c'è un avviso di affitto non pagato che Sean nota. Il loro appuntamento improvvisato viene interrotto dalla nonna e dalla figlia di Zulay, ma riescono comunque a passare una bella serata insieme e finiscono quasi per baciarsi. Più tardi Sean torna da Harvey e ottiene la sua parte dei soldi. Chiede ad Harvey di organizzare un nuovo combattimento, condividendo anche che ha incontrato una ragazza e dal momento che sta avendo alcuni problemi di denaro vuole aiutarla. Menziona il nome della ragazza e notiamo che Harvey lo riconosce ma non dice nulla. Il giorno dopo Harvey visita Zulay e le chiede perché non le ha detto che stava frequentando Sean. Lei gli dice che non sono affari suoi e lui la avverte di stare attenta con Sean e di non farsi prendere emotivamente perché potrebbe andarsene via in qualsiasi momento e lei rimarrebbe ferita. Dopo Harvey va a trovare Jack per chiedere di eventuali altri combattimenti a cui possono partecipare. Jack dice ad Harvey che a breve ci sarà un combattimento da $100,000, uno scontro diretto tra Evan e Sean. Sfrutteranno il loro passato in modo che le persone si entusiasmano per l'incontro. Harvey sa quanto sia pericoloso Evan essendo un pugile professionista, ma accetta comunque. Quella sera Harvey racconta a Sean del combattimento imminente, ma vuole che lui perda di proposito in modo da non rischiare la propria vita. Sean ancora una volta rifiuta, dicendo che non è disposto a imbrogliare e perdere di proposito uno scontro. Harvey gli dice che non otterrà alcun trofeo per essere moralista, si tratta solo di vincere soldi. Se perdono senza che Sean accetti la sua sconfitta in anticipo, non otterranno nulla. Continua a insistere nel convincerlo e Sean lo respinge. Harvey gli chiede se lo colpirà come ha colpito suo padre e questo fa davvero arrabbiare Sean, che avverte Harvey di non menzionare mai più suo padre. Dopo ciò va a casa di Zulay e passano la notte insieme. Al mattino Zulay chiede a Sean di raccontarle della sua famiglia. Rivela che il motivo per cui lui ed Evan non sono in buoni rapporti è che il padre di Sean ha allenato la squadra di wrestling in cui lui ed Evan giocavano. Il padre di Sean amava Evan apparentemente più di suo figlio, il che gli dava fastidio. Avendone avuto abbastanza, si scagliò contro Evan e quando il padre di Sean cercò di calmarli, Sean, non rendendosi conto di chi fosse, non smise di picchiare suo padre. Non lo ha più visto o sentito dopo l'incidente e crede che probabilmente non sarà mai perdonato. Harvey bussa alla porta e Sean sospetta che Zulay ed Harvey abbiano rapporti ed è furioso. Harvey spiega che Zulay scommette per lui e Sean se ne va, sentendosi tradito dal fatto che Zulay glielo avesse nascosto. Sean alla fine accetta di barare la sua sconfitta e Zulay piazza le scommesse per un totale di $500,000. Sean ed Evan combattono, con Zulay, Harvey e gli altri fermi a guardare. Evan picchia Sean e inizia a soffocarlo e sembra che Sean sia per arrendersi, ma tuttavia reagisce e sopraffa Evan. Sean vince, battendo Evan fino a fargli perdere i sensi. Martinez si avvicina ad Harvey e lo informa che è un uomo morto. Più tardi a casa Harvey dice a Sean che, nonostante il loro accordo, in realtà voleva che Sean vincesse. Gli dice di andarsene, prima che arrivano gli uomini di Jack per ucciderlo. Sean sorride e rivela che Zulay ha invertito le scommesse di nascosto, perché sapeva che lui non avrebbe accettato, quindi gli mostra la borsa con $1,000,000 all'interno. Propone a Harvey di venire con loro perché stanno lasciando la città. Zulay arriva in auto per prendere Sean e Harvey, e tutti insieme lasciano New York con la figlia e la nonna di Zulay. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.